Buongiorno, sono Don Carlo Mantegazza, sono il parroco qui della parrocchia di Santa Barbara. Siamo nel soffitto sopra questa grande struttura che abbiamo creato per permettere di venire a lavorare ai pannelli del soffitto, ai pannelli di Andrea Cascella. Siamo qui perché già da qualche anno la Chiesa ha bisogno di grossi interventi strutturali, in particolare a causa dell'età dell'impianto di riscaldamento che è qui a pannelli radianti nel pavimento costruito da Snam tanti anni fa. Dovendo mettere in opera questo progetto, ci siamo accorti che era necessario anche un intervento da alcune opere d'arte tra le tante che ci sono nella nostra chiesa. E in particolare questa dei pannelli è la più complessa perché appunto siamo a quasi 20 metri di altezza e quindi sono pannelli che andavano visti prima di tutto, valutati e probabilmente puliti. Questa era l'ipotesi iniziale, anche un po' restaurati, e quindi siamo qui per questo motivo. Ecco, l'attuale intervento è fatto in due parti. La prima parte è quella della pulizia e restauro dei pannelli di Andrea Cascella, di cui poi parlerà dottoressa Zanolini. La seconda parte invece è la messa in sicurezza dal punto di vista statico di tutti i pannelli del controsoffitto, che sono ancorati alle capriate di cemento che non si vedono perché sono quelle che collegano questo controsoffitto al tetto, e qui sono state rifatte dall'impresa De Bernardi qui di San Donato tutto questo lavoro, diciamo, di messa in sicurezza statica di tutta la struttura, che insomma è molto importante. Come potete vedere, sono più di 500 metri quadri di soffitto e di controsoffitto. Dal punto di vista economico, il costo di questa fase di cantiere sono da preventivo 303.000 euro, tutto compreso, sia la progettazione sia i due lavori di cui vi ho parlato, l'implementazione del ponteggio che è costata una cifra esorbitante e naturalmente tutti gli oneri che ci sono. Questa parte di spesa per ora viene coperta con i soldi che la parrocchia aveva nel frattempo raccolto, accumulato nel corso di questi anni. Il problema si porrà quando faremo la seconda parte dei lavori. La seconda parte dei lavori è il rifacimento dell'impianto radiante di riscaldamento nel pavimento, con la conseguente necessità di rifare anche tutta l'illuminazione, che in questa chiesa è veramente, diciamolo tranquillamente, era veramente scadente, oltre che essere naturalmente obsoleta. E naturalmente anche la tinteggiatura di tutte le pareti, perché dovendo fare questi lavori naturalmente si completerà in questo modo. Questa seconda parte non abbiamo ancora un preventivo preciso, siamo in fase di determinazione anche per avere tutti i permessi che in gran parte sono già stati dati, ma mancano alcuni dettagli dalla diocesi, quindi in definizione anche con loro, però parliamo di una cifra che valerà tra i 600 e i 700 mila euro. E per questo invece dovremo naturalmente chiedere ai parrocchiani, ma anche al territorio, di partecipare. Ecco, da questo punto di vista, l'ENI, che costruì a suo tempo, la chiesa è stata costruita, voluta da Mattei, questa è la chiesa dell'ENI, dove sono accadute tutti gli eventi più importanti della storia dell'azienda, dai funerali dello stesso Mattei al ricordo di vittime di momenti di violenza piuttosto che di disastri della natura, come il terremoto di Agadir. Ecco, questa è la chiesa che è sempre stata appartenente all'ENI, poi è stata donata alla Chiesa. L'ENI in questi ultimi anni, con un contributo abbastanza importante, ogni anno ci aiuta a coprire le spese. Adesso vorremmo riuscire anche ad avere un riscontro da parte loro, come da parte di tutte le altre aziende possibilmente, ma soprattutto da ENI, per un aiuto puntuale ma importante anche per questo progetto. Questo è l'intervento più importante che si fa su questa chiesa da quando è stata costruita a metà degli anni 50. Sono Paola Zanolini del Centro di Restauro Paola Zanolini da Ravenna, che si occupa di restauro di opere d'arte notificate e no, quindi di affreschi, di quadri, di tutto quello che è dipinto, e con grande piacere sono stata chiamata in questa meravigliosa chiesa per fare un progetto di restauro di questo soffitto che ho subito visto molto interessante perché è unico e come è unica questa chiesa. Cioè io non la conoscevo, sono entrata, è stato veramente un innamoramento a prima vista perché non avevo mai visto
un insieme di opere così coerenti, così, così emozionanti anche. Ad esempio il mosaico che c'è sulla parete di fondo mi ha creato una grande emozione. Si vede come questo sia il frutto di un unico progetto proprio. Cioè c'è molta, molta armonia tra tutte le cose che ci sono in questa chiesa, quadri, sculture, la Via Crucis, il mosaico e questo soffitto, unico. Io non penso che ci sia un'altra chiesa che così con questa realizzazione. Allora, questo è il frutto appunto di un progetto, di una realizzazione di Andrea Cascella, che ha pensato di decorare questa volta con 156 circa pannelli. Dobbiamo ancora fare un conto preciso, in quanto che anche pannelli molto grandi sono composti poi da vari elementi. Questi pannelli sono appesi al soffitto, al muro, con dei ganci che chiaramente in questi 60 anni avevano perso di sicurezza, perché molti erano con dei fil di ferro che quindi si erano arrugginiti, oppure insomma erano stati affrancati a dei legni che avevano perso di tenuta. Quindi il progetto era quello di staccare ogni pannello, controllare lo stato, pulirlo. Abbiamo trovato su di tutto, no? A parte proprio un tappeto morbidissimo di polvere, abbiamo trovato anche un nido con delle uova, abbiamo trovato dei frammenti di altri pannelli che evidentemente si erano rotti in corso d'opera e non erano più stati appesi. Quindi staccarli, controllare la tenuta del telaio, perché sono composti da un telaio sul quale è inchiodata una masonite e sopra è incollato un foglio di carta che poi è stato dipinto. Quindi la realizzazione, diciamo, la tecnica, la struttura è così: un telaio in legno, un pannello di masonite, la carta e poi una pittura tempera. E poi erano appunto agganciati così, con questi pendini, alcuni ancora quelli originali, altri invece li avevano sostituiti evidentemente negli anni. Quindi noi ci siamo occupati del restauro di questi pannelli, perché oltre allo strato di polvere che copriva il colore, c'era anche in molti punti la carta che si staccava, che si era strappata, quindi proprio con delle fenditure e dei distacchi di carta molto importanti, delle bolle, e si rischiava di perderli, perché poi difatti alcuni pezzi di carta erano già caduti, abbiamo trovato delle grosse lacune. Quindi poi noi abbiamo consolidato questo strato, l'abbiamo pulito, abbiamo consolidato lo strato di colore, abbiamo fatto le stuccature dove mancava, dove era necessario, e poi abbiamo integrato col colore tutte quelle che erano le mancanze. Contestualmente dei bravissimi tecnici hanno messo in questi telai dei ganci in acciaio molto, molto ben studiati, che poi sono stati agganciati alle travi del tetto. Quindi abbiamo lavorato in collaborazione, noi occupandoci dei telai, loro occupando dei pannelli, loro occupandosi di questi ganci, li abbiamo riagganciati a soffitto, controllando bene anche la posizione, cioè che fosse tutti allineati. Devo dire che insomma siamo molto soddisfatti del risultato. Siamo insieme ad Andrea Anselmi, che in questi ultimi 15 anni ha raccontato tante storie della città dalle pagine di San Donato Mese. Mese dopo mese ha raccontato curiosità, aneddoti sulla nostra storia nella rubrica Ieri, Oggi e Domani. Per una volta, eccezionalmente, ci racconterà una storia, una curiosità, in particolare su Santa Barbara, di persona, così sveleremo anche il suo volto, che molti non hanno mai visto perché conoscono solo nome e cognome e le sue storie. L'occasione è cercare di far emergere la bellezza. Questo lavoro
legato appunto al restauro di questi pannelli, ha svelato alcuni segni, alcuni significati di queste mappe di dipinti particolarissimi. Uno di questi è una rappresentazione di un evangelista, rappresentato l'evangelista Marco, che si trova appunto nella una croce centrale, sopra praticamente a ridosso dell'area dell'altare. La cosa interessante e curiosa è che, vista da sotto e come era sporca prima, naturalmente il pannello, veniva interpretata come se fosse stata una papera, perché aveva questo elemento qua che sembrava un becco di una paperella. In verità no, perché mettendolo, pulendolo soprattutto, e mettendolo in luce tutte le varie cromature di questa figura, si è capito perfettamente che era un leone con la sua criniera, e che questo elemento qua, che era malamente considerato nella leggenda come il becco della papa, di fatto invece è un pezzo dell'ala del leone alato di San Marco. Grazie Andrea. Ti chiedo solo un ultimo favore di anticipare il tema del prossimo articolo di San Donatunese. Ritengo che l'occasione sia quella appunto di raccontare e mettere in luce questo grosso lavoro che stiamo compiendo e che è terminato per metà, e vale la pena che quei piccoli segreti che si sono emersi nella pulizia di questi pannelli, raccontarne anche alla città, che possa goderne un domani quando tutte le impalcature saranno eliminate. Grazie a voi.